Massimo Garavaglia, oggi è una giornata importante per il futuro degli esodati, almeno in Lombardia. Sì, certo, abbiamo trovato questa soluzione che secondo noi funziona. Ci aspettiamo che il Ministero a brevissimo dia l'ok, perché in questo modo si va a risolvere un problema creato da Roma e come al solito in Lombardia si risolvono i problemi che Roma crea. Quali sono i dettagli di quello che farete? Ma in estrema sintesi, perché la questione è molto tecnica, si riesce a dare una soluzione a coloro ai quali gli mancava poco per andare in pensione con i requisiti prima della Fornero. C'è chi gli mancava una settimana, chi un mese, chi due mesi di contributi, e questi poveri diavoli dovevano aspettare poi mesi se non anni per la pensione. Applicando la mobilità per questo periodo mancante si può tranquillamente risolvere il problema. Non era difficile, ma come al solito ci voleva la Lombardia. Ancora una volta una vera e propria caccia al tesoro per trovare liquidità all'interno di Regione Lombardia per tappare buchi. Sì, la liquidità la troviamo sempre. Il problema più che la liquidità qui sono i soldi veri e purtroppo vediamo che con l'ultima manovra si dà un taglio pesantissimo agli enti locali quando invece la spesa centrale aumenta. Questo è il paradosso e purtroppo l'informazione non riesce a trasferire questo dato. Do un dato sintetico sulle regioni, ma lo stesso per i comuni. Negli ultimi due anni hanno ridotto la spesa del 30%, 8 miliardi, una cifra enorme, le regioni da sole. Peccato però che la spesa centrale al netto degli interessi nel frattempo è aumentata di 24. Regione Lombardia, ricordiamo, ha anticipato 328 milioni per la cassa integrazione in deroga la scorsa estate, diciamo. Ha fatto anche altri anticipi, pensiamo alla PAC, ecco, quindi ancora una volta la regione che si fa anche salvadanaio per aiutare chi poi sul territorio ci vive. Sì, sulla liquidità stiamo facendo il massimo possibile, i 300 milioni della PAC, i 255 per i comuni, i 300 e passa milioni per la cassa in deroga. Noi continueremo su questa azione, grazie a Finlombarda, alla nostra cassa, continueremo a far girare liquidità, perché il problema vero per le imprese, per le aziende è la ristrettezza del credito, il fatto che non ci sia più accesso al credito. È chiaro che noi tamponiamo, però a furia di tamponare falle c'è il rischio che la barca poi affondi. Un'analisi della UIL degli scorsi giorni dice che nel 2014 le regioni italiane, tutte, faranno pagare 1,1 miliardi in più di tasse per l'IRPEF ai cittadini. La Regione Lombardia però nella manovra economica che sta varando, che varrà fino entro dicembre, non prevede aumenti di imposte. Ma certo che no, non ci pensiamo neanche, anzi li abbassiamo. Abbiamo tolto l'IRAP per le start-up, per chi inizia di nuovo, abbassiamo il bollo auto per le auto inquinanti, pensiamo di abbassare i ticket e lo faremo. Insomma, noi siamo in netta controtendenza. Quello che però non si dice è che a volte le tasse locali aumentano perché sono stati fatti buchi prima. In Lazio l'addizionale IRPEF è ai massimi, e certo, perché è stato fatto un buco di 10 miliardi sulla sanità, idem in Campania, in Calabria. Quindi in alcune realtà le tasse aumentano perché si sono fatti i buchi prima. Vedi il Comune di Roma che porterà l'addizionale IRPEF addirittura all'1,2%. E quindi bisogna anche tener conto di questo. Non è sempre colpa, diciamo così, del sistema. A volte è giusto che le tasse locali aumentino per tappare male gestioni. Purtroppo a fianco di questo va messo il fatto che il governo centrale taglia gli enti locali in maniera indiscriminata, obbligando anche gli enti virtuosi a volte ad aumentare le imposte. Ultima domanda. Grazie a un accordo in conferenza delle regioni arrivano i costi standard finalmente, almeno per questa fine del 2013 e per il 2014. Cosa significa per la Lombardia? Questa è una svolta storica per tutte le regioni, ma per il sistema, perché la sanità è gestita dalle regioni, sono 110 miliardi di euro sul totale di 811. Il fatto che si applichi i costi standard su un comparto che è un ottavo della spesa totale dello Stato è importante, perché permetterà di migliorare la qualità di spesa. Qui non è tanto una questione di quantità di spesa, per la spesa sanitaria l'Italia è più o meno in linea, addirittura sotto la media dei nostri concorrenti, Francia, Germania, Inghilterra. Purtroppo non da tutte le parti c'è la stessa qualità di spesa, i costi standard devono servire a quello, a migliorare la qualità della spesa. Intanto ci sono buone notizie per Como con il campus. Sì, certo, già che ci siamo abbiamo risolto un problema annoso, adesso vediamo come riescono a livello locale a trovare la soluzione definitiva.
Per quanto riguarda la Regione Lombardia, altro problema risolto. Faccio un'ultima domanda, invece, altro problema risolto, 80 ragazzi rischiavano di non poter fare l'ipoterapia tra Crema, Cremona, diciamo la parte della Lombardia. La Regione Lombardia è intervenuta, come e come ha risolto il problema? Sì, anche lì alla fine ci voleva poco, bisognava trovare una sede definitiva in un posto sicuro, abbiamo trovato una porzione sicura dell'immobile e gliel'abbiamo data in comodato d'uso, esatto, gliel'abbiamo dato in comodato d'uso gratuito e gli abbiamo anche dato il personale per continuare a servire i cavalli per proseguire l'attività di ipoterapia. Anche questo non era difficile, bastava un po' di buon senso. Grazie.